Ragazzi, buongiorno e bentornati sui miei canali. Oggi andiamo a parlare un po' di allenamento per la forza e allenamento per l'estetica. Adesso vi faccio comparire questa immagine che gira un po' sui social, come immagine che mette a confronto un gruppo di atleti dediti al lavoro di forza, strongman, powerlifter, eccetera, confronto a chi si allena di più per l'estetica, ok? Quindi allenamenti più votati ad avere una composizione corporea ottimale, bassa percentuale di grasso e ottimi livelli muscolari. Ecco, attività che potrebbero essere il bodybuilding, dal calisthenics, tutte queste attività, se organizzate bene anche da un punto di vista alimentare, vi riescono a portare questi risultati. Ecco, la domanda di oggi è un po': voi siete più propensi all'allenamento di forza, anche trascurando un po' la qualità della composizione corporea, oppure siete più predisposti all'allenamento invece per l'estetica? Ovviamente l'allenamento per l'estetica poi si abbina comunque anche bene a lavori classici di miglioramento nel calisthenics, nel bodybuilding, negli esercizi classici, ma ovviamente punta meno sulla qualità condizionale della forza. Nonostante tutto che l'allenamento per la forza c'è, però tutto è organizzato poi per migliorare anche esteticamente, andando a scegliere allenamenti con una miglior densità, lavorando proprio sull'alta densità dei workout per riuscire, in abbinamento a una buona alimentazione, ad avere una bassa percentuale di grasso e comunque ottimi volumi muscolari. Ecco, voi cosa preferite? Io, lavorando con le persone, nella maggior parte dei casi vedo che preferiscono giocare maggiormente sull'estetica, ossia avere un ottimo allenamento che vada a coinvolgere tante qualità muscolari, però in abbinamento a una buona alimentazione cercare di mantenere il proprio fisico con una buona percentuale di grasso per quasi tutto l'anno. Questo è quello che mi sono accorto maggiormente anche quando creo i miei percorsi di allenamento, visto che le persone, come obiettivo finale, quello è uno degli obiettivi che prediligono, ossia avere un'estetica di un certo tipo, perché questo è sinonimo di un buon compromesso di tutto l'allenamento per riuscire a raggiungere quella fisicata. Non sono un allenatore per la forza prettamente, e quindi alleno meno soggetti che invece puntano tutto sull'incremento di questa qualità, ossia nel sollevare più chili nei vari esercizi che devono fare, senza guardare troppo il peso e quindi cercando anche di mangiare tante calorie. Però il video nasceva proprio un po' per andare a curiosare le vostre abitudini. Quali sono i vostri obiettivi? Se per voi l'estetica è un parametro importante per il raggiungimento del vostro fisico, del vostro prototipo di fisico ideale, oppure se non ve ne frega niente e il vostro allenamento deve puntare esclusivamente sul migliorare determinate componenti del vostro allenamento, perché è quello il vostro focus, è quello il vostro obiettivo da andare a centrare. Quindi fatemi sapere qua sotto un po' nei commenti se siete più per l'allenamento votato alla forza oppure più per l'allenamento votato per l'estetica. E come sempre, grazie per l'attenzione, continuate a seguirmi. Se vi volete allenare col mio ultimo sistema di allenamento, che punta in questo caso sul miglioramento dell'estetica attraverso allenamenti con due manubri, il sistema Bodystar Workout, vi invito a cliccare sul link qua sotto, iscrivervi, così vi documenterete meglio su tutto quello che ho inserito e soprattutto vi farò scoprire gli elementi segreti del Bodystar Workout che vi permettono di avere una bassa percentuale di grasso con allenamenti di 35-40 minuti eseguiti con due manubri. Grazie, spolliciate e ci si vede alla prossima. Ciao! Ma che cosa stai aspettando? Sei ancora qua? Dai, vieni sul mio sito umbertomiletto.com, ti metto il link qua sotto al video, perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento, alimentazione, programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare. Dai, corri subito!